Benvenuti in Geomakers, il canale dedicato a piccole recensioni e fai da te. Oggi faremo una breve e piccola recensione di una mini motosega a batteria della Goldsea per potatura. Visto che l'avevo già da tempo e ho necessità di potare alcuni rami fuori casa, quale migliore occasione per fare un unboxing e per provarla? Restate sintonizzati che ci vediamo subito dopo la sigla. I walk around like that nigga. Nigga on the trigger. If I need the loose, I smoke. I let the chopper eat his liver. I came with the 38, I'm leaving with a body. If he try me, don't stop. He shooting out the big body. I walk around like that nigga. Questa è la confezione. Allora, una solita valigetta in plastica rigida, al cui interno troviamo manuale di istruzioni con anche la lingua italiana, quindi manuale cartaceo che consiglio di leggere sempre prima della messa in opera, un paio di guanti, scarsa qualità di tela da giardiniere, classico da giardiniere antiscivolo, ma regalati sempre meglio di niente, un pennellino per la pulizia, un paio di occhiali di protezione. Mi raccomando, quando si usano questi accessori, di indossare sempre i DPI, una catena di ricambio. Carica batterie 12 con un'uscita da 21 volt 1 ampere, scarsa qualità però, giusto per caricare le batterie. Due batterie 21 volt 4000 mAh, come si può vedere. Hanno l'indicatore di carica, quindi sono già due batterie performanti da 4000 mAh, una limetta per limare i dentini della sega. La seconda batteria, ed eccola qua, la mini motosega a batteria. È una mini motosega da 8 pollici con carter di protezione per la catena, regolatore di tensione per la catena. Basta svitare questa vite, tensionare, allentare, regolare la tensione. Non darle troppo gioco e poi stringere. Basta non stringere troppo. Questo è il gioco che più o meno deve fare. È autolubrificante. Qui si inserisce dell'olio vegetale per motoseghe, per catena. Si inseriscono poche gocce, si chiude, si pompa delle 2-3 pompettate e va a lubrificare la catena, che ripeto è di una lunghezza di 8 pollici. Interruttore di sicurezza. Per azionarla basta premere prima questo interruttore di sicurezza e poi azionarla. L'alloggiamento della batteria, il cordino per tenerla al polso, paramani e poi, come si può vedere qui, ci sono dei dentini seghettati che servono per quando ci si appoggia al ramo per fare
forza in modo che non scivoli sotto. E prendiamo due misure. La sega è lunga in totale 46 centimetri e solo la lama dalla punta fino al carter è 21 centimetri. Tutta materiale plastico, però di buona qualità. Una cosa che mi ha fatto ai tempi propendere per questa sega è che ha il motore brushless senza spazzole, quindi allunga la durata, la vita utile della motosega. E altra cosa importante è che le batterie sono quelle compatibili Makita, quindi se voi avete anche altri accessori Makita potete inserire le batterie Makita. Interruttore di sicurezza, si preme. Ed eccola qui. Poi faremo una prova di taglio. Eccoci arrivati. Proviamo a tagliare qualche tronchetto. Devo dire molto molto performante. Il taglio è preciso, non si notano sforzi da parte della sega e sono davvero soddisfatto. Di qua avremo l'imbarazzo della scelta dove poter tagliare qua. Vedremo. Ora proveremo con questo ramo. E vedremo il da farsi. E diciamo che ha un diametro di 8-9 centimetri, a parte che dice che può tagliare fino a 15 centimetri di diametro, quindi potremmo tagliare pure questo qui, però senza le dovute precauzioni e DP è meglio non rischiare mettersi all'opera, anche per quanto riguarda dopo la caduta, visto che è abbastanza alto. Ottimo! Devo dire di essere molto soddisfatto.
Allora ragazzi, da questa location di natura ci rispostiamo in laboratorio per le conclusioni. Un'ultima cosa volevo farvi vedere, così è come si presenta una volta che si tira via il tendicatena, perché a differenza di altre seghe che la catena si tende con una vite posta sul davanti del carter, qui si fa tutto in una volta, ossia la regolazione è dovuta tutta, si fa tutta dal carter allentando o stringendo questa rondella. Praticamente poi una volta come si vede alloggiata la catena, si rimette il carter controlla che tutto vada bene, si rimette la sua vite, si tende un po' il giusto per dargli sempre quel po' di gioco e poi si stringe la vite di serraggio. Senza stringerla tanto. Anzi, così è pure troppo. Ecco. Si stringe, si ricontrolla, si vede sotto che è allineata. Facciamo la prova. Ed è andata. Passiamo alle conclusioni. Allora, ragazzi, siamo giunti alle conclusioni di questa mini motosega per potatura a batteria della Gold Sea. E cosa dire? Consigliata? Certamente sì, perché è un ottimo prodotto. Ampia capacità di taglio, ripeto, ha una portalama da 8 pollici, ottima la regolazione per quanto riguarda tensionamento della catena. Altra cosa molto positiva è il motore che è brushless, senza spazzole. Le batterie che sono due da 4000 mAh compatibili con batterie Makita, quindi se avete altri elettroutensili che utilizzano la stessa batteria potete intercambiarle. Confezione abbastanza completa, manca solamente l'olio da inserire all'interno, che potete prendere un qualsiasi olio vegetale per motoseghe, giusto per lubrificarla quando è in funzione. Ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, spuntate la campanellina, condividete e lasciate un like se il video vi è piaciuto. Da Joe Makers è tutto, un carissimo saluto, alla prossima, ciao!